Non c'è ancora soluzione per gli ex interinali di Attiva che da gennaio protestano per la perdita della propria occupazione. Tra i tentativi messi in campo dai 70 lavoratori, ultimo in ordine di tempo l'interpello rivolto al Ministero del Lavoro, che proprio ieri ha avuto risposta. Il Ministero declina alle sedi giudiziarie il compito di decidere e qualcuno dice questa notizia presagisce la fine di ogni speranza. I lavoratori invece smentiscono tutto e puntano sulla discussione in tribunale di ogni singolo caso. La nostra prima strada è il ricorso in tribunale, noi su quello facciamo affidamento al 100%. Poi a chi dice che l'esito dell'interpello sia una brutta notizia per noi, io rispondo che anzi è una buona notizia, perché se fosse vero la teoria del comune che per rientrare dentro Attiva si necessita di una selezione pubblica, il Ministero avrebbe dovuto avallare questa teoria. Il Ministero del Lavoro non si pronuncia nel merito dell'interpello, trincerandosi dietro presunte questioni e ragioni di opportunità. Mi sarebbe utile capire se queste ragioni di opportunità siano di natura giuridica o di natura politica o di altra natura, insomma. Maggio è il mese in cui sono iniziate le cause intentate dagli ex interinali di Attiva e in alcuni casi sono già state effettuate le prime udienze. Il quadro da questo punto di vista come si prospetta? Noi andremo a sostenere le tesi che abbiamo sempre sostenuto, e cioè della nullità del termine apposto ai contratti di lavoro a tempo determinato in somministrazione, chiedendo al giudice la conversione, quale sanzione della nullità, la conversione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.